dovrei giocare così, però se io gioco così non sento danni, devo averlo bello alto. Ok, quindi andiamo a fare una è come se non sto intendendo perché il microfono ultimamente sta prendendo più audio, quindi devo capire se sto toccando qualche filo con il piede o meno. Quindi facciamo la registrazione della nostra nuova partita, ragazzi. Facciamo vedere un po' quello. Diciamo che questi sono anche video che sto inserendo un po' come prova, in quanto il team, il pilotone, molte volte sono io, Angelo, anche se è bandiera messicana perché mi legge come Messico, e Walter White, il mio amico italiano, Dani, in amicizia, al di fuori del campo. E devo essere sincero, abbiamo fatto le prove e ci siamo anche divertiti senza problemi, quindi letteralmente ragazzi, quindi questo lo togliamo, andiamo a metterlo basso. Ok, quindi questo dovrebbe essere, comunque si continua a sentire bello alto. Quindi se io dovessi mantenere così per poter sentire danni, andiamo a metterlo alla base. Oh ragazzi, sembra che non gli sto togliendo niente. Sembra quasi che, perché sì, io penso che si senta fortissimo poi l'audio, quindi scusate, ritorniamo al gioco, andiamo nelle impostazioni. Ok, comunque continua a essere bello forte. Ora letteralmente facciamo ancora un ESC, andiamo a metterlo. Ok, quindi questo è uno dei nostri, qui mi sono perso il giocatore, via, la ricarica c'è, iniziamo a vedere se possiamo rifare tutti. Cioè, praticamente Udibert sei stato molto bello perché un caricatore non sei morto. Questo dipende, io penso, anche dal fattore che il mouse è abbastanza pesante. Quindi letteralmente. Io piancillata. Ragazzi, questo è bellissimo, questo me lo devo ricordare, è piancillata e adesso andiamo a beccare perché non si può. Mi ha fatto fuori. Voglio andare a vedere dove si è nascosto e pincilata. È possibile che sia là dietro? No. No, è pincilata, no, non so. Non c'è più, è pencillata. Va bene. Ragazzi, io queste cose di sto gioco alcune volte non le intendo, arrivano così. Russian. Russian, dove sei? Ok,
Andiamo a beccare Russian perché sembrava l'ultimo online. Scusate il silenzio, ma sapete che quando gioco solo sono molto concentrato in quello che faccio. A differenza che per quello mi piace giocare con Dario, anche perché ci facciamo una chiacchierata. Via. Quindi, letteralmente, la particolarità che stiamo facendo è che di solito io arrivo di qui, ok, accelerare, non possono alzare più nessuno, perfetto. Arriviamo a 2945 punti per 1210, ok? Quindi andiamo a togliere quello che è la notifica. Andiamo, 2000 di vittoria, siamo arrivati agli 808.000, ricordiamoci che il prossimo passaggio che voglio fare è quello di arrivare a 10.000, a 5 milioni, perdono, 10 milioni o 5 milioni, perché ho 8 milioni. Vediamo un po', quindi la strada è bella, larga. In questo caso, promozioni. Cioè, 10.100. Questo è quello che parlavo nell'altro video con Dani, 1500 euro, cioè 1521. Adesso siamo molto più bassi, devo andare a vedere sopra. Adesso a 8, perfetto. Questo deve essere domani, quindi in teoria 1960 siamo fuori e poi non c'è nessuna promozione che mi interessa perché 4 17.000 per 4 ore, ricordiamoci che questa è l'arma che abbiamo letteralmente fissa. Quindi sono 500. Io potrei già fare un passaggio o un'arma superiore, perdo un sacco di danni però rispetto a quella che affitto. Va bene, andiamo a vedere qualche altra promozione. Camuffamento. Questo è interessante, da 3300 a 2600, quindi non è male. Giga 60 euro, 17 milioni sono 100 euro. Infatti, questa è la particolarità. Se noi andiamo a comprare soldi, andiamo nell'argento, partono dal minimo di 50.000, 150.000, 400.000. Quindi questo vuol dire che se io ora volessi comprare il prossimo personaggio, dovrei andare a spendere 60 euro. Cioè, praticamente mi sono comprato un gioco normale, ordinario. Questo è tutto. Ciao.